anche alla portata di tutti, perché come ben sapete, fuori, soprattutto nel nord e in altre città, questi sono eventi che costano molto. Qui invece a Pescara, grazie anche alla volontà dell'amministrazione comunale, è un festival che continua. Ormai siamo arrivati alla 24esima edizione, il prossimo anno dobbiamo mettere i fiocchi d'argento. E prima di chiamare tutti i musicisti, ringrazio l'assessore alla cultura, la dottoressa Maria Rita Sacconi. Saccone, prego. Maurizio Saccone. Sì. Buonasera a tutti. Devo dire solo una cosa, che sul programma hanno scritto giovedì 3, è stato un errore, e venerdì 4, invece, perché quei giorni in cui dovevo correggere le bozze è morta mia madre, purtroppo, era il 26 di giugno, quindi c'è stato questo piccolo errore, mi hanno chiamato in tanti, però è il numero che comandava queste giornate. Assessore, vuoi, sì, assessore alla cultura del Comune di Pescara, donna anche tu, perché questo festival ha avuto la presenza di tutti. Orchestre donne, quasi tutte donne. Molto piacere. Sì. Va bene, è un piacere questa sera per me stare qui in vostra presenza e soprattutto della nostra pianista, amica, professoressa, amica Gabriella, Maria Gabriella Castiglione. Insieme ho avuto il piacere di presentare con lei in conferenza stampa questo festival pieno di artisti veramente di fama importanti e anche di ballerini, no? Avete fatto anche delle performance di danza, di teatro, comprese poi in questa splendida location che è l'Aurum, insomma, ce la invidiano un pochettino tutti. E io sono proprio curiosa di ascoltare, certo, questo concerto, perché veramente vedo lì delle giovani ragazze che sicuramente saranno brave, quindi auguro a tutti un buon ascolto e buon ascolto a tutti quanti, grazie anche per la vostra presenza. Concerti, perché chi magari non ha la possibilità di venirli a vedere o li vuole riascoltare, basta mettere musicale, c'è proprio il canale musicale. Da anni e anni con tutti i concerti. Un'altra cosa, scusate, volevo dire che chiaramente bisogna ringraziare l'amministrazione comunale, sì, certo, questo anche lo ribadisco, certo, perché insomma dà la possibilità di utilizzare le sale dell'Aurum per concerti, per mostre, per presentazioni di libri, insomma, per far sì che la cultura Pescara abbia un seguito di appassionati e quindi sia diciamo sempre presente con la cittadinanza e anche con le persone che vengono da fuori ad ascoltare appunto tutte queste, sia i concerti, sia gli spettacoli e anche a vedere appunto le mostre di quadri. Giusto, giusto. Anche questo. Poi è bellissimo che la musica così classica ma come quella di stasera, domani c'è più popolare, ci sono tanti giovani. Quindi sapere che ci sono giovani che ascoltano i violini, certo, ci dà anche un po' di speranza per il futuro, perché adesso i giovani, non lo sappiamo, stanno davanti su internet e basta. Ah, sì, sì. Allora, chiamo i musicisti perché vogliamo fare delle foto, sì, insieme. No, ci mettiamo qua, ci sono i leggi. Perché... Sì, sì. Allora, chiamo innanzitutto le tre violiniste, Giulia Di Fabio. Cristina Esecova e Rosella Frasca, tre giovani maestre. Poi chiamo anche il flautista Gianluca Mariotti, il fagottista Samuele Di Francesco, il violoncellista Daniele Benedetti e la maestra, la professoressa Annalisa Cialini, a pianoforte. Ok, forse ci dobbiamo mettere in pavimenti. Ci entriamo tutte e ci dobbiamo oggi giocare con il matrimonio.
Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Allora, per ordine, le tre violiniste che ho appena citato, Giulia Di Fabio per l'appunto, Cristina Esecova e Rossella Frasca, metto di qua, eseguiranno la sonata per tre violini di Bella, compositore classico. Per poi seguire lo studio, il notturno e capriccio di Spies, che è un autore poco eseguito, quindi è anche una rarità ascoltare questo bellissimo programma, appunto abbiamo detto dell'Ottocento, no? Quindi pieno romanticismo di questo meraviglioso trio. Vi ringrazio, vi chiedo di spegnere i cellulari perché poi non possono concentrarsi le musiciste, e ringrazio anche Fausto e Roberto per la vostra... Bruno, chiedo scusa perché ogni tanto cambiano i miei nomi. Ringrazio ancora il Comune e l'assessore alla cultura che ha battezzato questa manifestazione. Grazie a nome di tutti i musicisti che sono stati presenti e che saranno presenti. Grazie, grazie mille e buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
prova Rossella Frasca al centro. Grazie, grazie mille. Thank you.
Una volta, sto parlando con te, maestro fagottista, niente.
di 20 anni fa, suonavo con un gruppo musicale e c'era con me Alfonso Patriarca, no? Che attualmente è direttore del Conservatorio di Pescara, che suona il fagotto. E poi c'era Tormontano, conosci i maestri, sono tre maestri, tre fratelli, fra cui, sicuramente lo conosciamo un po' tutti, uno dei tre fratelli insegnante di corno. E poi c'era, mi pare, maestro Berardi di clarinetto, insomma c'erano tre musicisti con me. Ci fermano i carabinieri perché andavo troppo veloce in macchina. Ci fermano i carabinieri e ci fanno i carabinieri, ma dove andate? Allora abbiamo detto noi andiamo a fare un concerto. Ah, ma che cosa ci portate dentro questi pacchi? Allora abbiamo detto ci sono gli strumenti musicali. Ah, e che cosa c'è qui? C'è un fagotto. E che cos'è il fagotto? Sono i carabinieri. Il fagotto è uno strumento musicale. E qui un contro fagotto. Ma lei mi stai fregando? E poi dicevo un contro. E conta a me, conta a lei. Disse. Insomma, poi il clou della serata, questi carabinieri, invece mi ha fatto niente questo episodio che Alfonso sta ancora ridendo di questa cosa. C'era una scatoletta vicina dove c'erano gli imboccature dei clarinetti, detti bocchini, no? Disse il carabiniere, però in questa scatoletta piccola ci portate la prova, perché loro evidentemente andavano cercando degli spacciatori, capito? No, maresciallo, qua ci portiamo altre piccoli strumenti musicali. Quali? E i bocchini? Bocchini a chi? Questa cosa che insomma storie di vita vissute dei musicisti che insomma è mi ha fatto ricordare questa cosa con grande allegria, diciamo. Grazie. Allora, questo giovane ragazzo musicista, questo è un fatto vero, cioè proprio da vita da musicista con questi carabinieri che non sapevano che erano gli strumenti musicali. C'è stato questo equivoco, no? Da corno, fagotto. Lui è anche esecutore, ma è anche compositore. E mi ha detto, maestro, mi fai, posso suonare un brano? Certo. Ho detto, ma vuoi suonare il baccara, suonare per violoncello? No, un brano che ho scritto io. Quindi eseguirai un brano scritto da Daniele Benedetti, che si intitola Tempesta. Facciamo un applauso al giovane